E bella a tutti ragazzi, sono Gilbe e raga sono qui oggi a portarvi un metodo che secondo me potrebbe veramente portarci veramente tantissimi, tantissimi crediti. Spero, spero, perché purtroppo io non sono un veggente, però in teoria dovrebbe portarci. Prima di iniziare però ricordo che raga, se volete che domani vi porti il video in cui mostro come completare gli incontri principali pagandoli poco, dobbiamo arrivare all'incirca, dai, facciamo i 35 likes. E se riusciamo di oggi, così vi porto domani il video. Se volete invece anche tra 2 giorni il secondo episodio dei migliori giocatori da utilizzare per lo sniping, dobbiamo arrivare assolutamente raga 40 mi piace entro stasera. Per chi se lo fosse perso, è uscito il primo episodio mi sembra la settimana scorsa e sta andando bene, quindi vi ringrazio e nulla. Direi che possiamo iniziare partendo dal presupposto che oggi andremo a vedere, a cercare di prevedere quali saranno gli incontri principali di questa settimana. Io parto dal presupposto che tutte le volte sorprendono abbastanza gli incontri principali, quindi io ho provato a prevederli, però non sono sicuro. Allora, partendo dal campionato italiano dovrebbe uscire Napoli-Juventus, perché sono quasi convinto che esca perché. Ho guardato questa settimana qua, ci sono veramente pochi incontri principali carini e Napoli-Juventus è uno dei più belli, cioè sicuramente forse il più bello, quindi molto probabilmente uscirà. Io ho guardato un attimo i prezzi dei giocatori del Napoli e della Juve ed erano abbastanza alti, quindi ho detto vabbè, provo a snapperarne qualcuno, ho provato Maggio, ho pagato 600, ho preso tanti Rog, pagati sempre lì 600. Che in teoria secondo me dovrebbero alzarsi, non sono sicuro perché purtroppo nulla è certo nella vita, tranne che il Gibone sia un bel ragazzo, quindi onesto. Poi ho sniperato questo Leandrinho a 350, che già adesso vale un sacco. Leandrinho già penso valga tipo i 1000 crediti, quindi avrei già un guadagno fico. Però secondo me gli argentoni e i bronzoni potrebbero alzarsi un sacco, quindi ho provato a prenderli lo stesso e aspetterò, piuttosto vabbè ci perderò qualche credito, però farò lo stesso. Poi vabbè, ovviamente sempre Rog a 500 del Napoli, poi invece della Juve ho preso Piazza a 850, poi forse dei Sturaro a 400, De Sciglio forse, però adesso non lo trovo. Comunque ho cercato di prendere giocatori soprattutto italiani perché sono quelli più abbinabili per fare intesa, quindi in teoria dovrebbero essere quelli più richiesti, però non si sa mai. Della Juve si sì, dovrebbe aver preso De Sciglio, quelli lì, De Sciglio, Piazza. Non ho preso niente della Juve perché i prezzi erano abbastanza alti, quindi era un rischio prenderli, però ho preso poi Bentancur a 400, che secondo me si alza un sacco, cioè già so adesso è tipo a 800 e passa, quindi speriamo. Poi raga, il secondo match che secondo me potrebbe uscire è Benfica, scusate, Galatasaray Besiktas, che dovrebbe forse è Besiktas Galatasaray, però non lo so, fa lo stesso. E quindi il campionato turco. Quindi ho cercato di investire soprattutto su giocatori turchi e di Besiktas e Galatasaray. Ho messo il filtro, cercavo di prendere al prezzo più basso possibile, sono riuscito a prendere Gomis, qualche Gomis a 750, però i prezzi erano già abbastanza alti. Inan a 800. Poi ho preso Ndiaye a 750, spero si alzino, però non sono sicuro. Poi dei Rodriguez, sempre Ndiaye, di Bocchio del Besiktas a 550. Poi Fernando. 800. Comunque ho cercato di prevedere un po' quelli che secondo me si alzeranno un pelo di più. Poi raga, invece del Besiktas, invece che ho preso, che non me ne sono reso tanto conto, però non ho preso tanti del Besiktas. Bocchi, Boico. Ah, forse poi ho preso dei bronzoni, però non so realmente se si alzeranno o no. Spero di sì, però non lo so. Poi raga, l'altro match che secondo me molto probabilmente uscirà è Borussia Dortmund contro Leverkusen. Ho cercato di prendere soprattutto bronzo e argento perché secondo me sono quelli che avranno l'aumento maggiore, perché sono in minor quantità, quindi dovrebbero aumentare di più. Però ho preso anche dei Subotic, vabbè, sempre questo l'ho preso tanti, anche il terzino sinistro del Dortmund, visto che costa tanto, e boh, secondo me potrebbero uscire anche Freiburg, qua ne ho preso un sacco, spero mi fruttino.
Preso dei Weidenfeller, che secondo me si alzano, spero, perché se non si alzano, porca troia. Poi dei Rode, nulla, dell'Everkusen ho preso Lomb, altri giocatori comunque l'ho pagato tipo 150, comunque quindi anche non riuscite a venderli, per dire, ci perdo pochissimi crediti, però secondo me è un investimento che potrebbe portarci crediti. Poi raga, ho visto che ci sono anche i playoff nella MS. Quindi ho preso dei giocatori del Toronto e dell'altra squadra che dovrebbe essere il DC, no, non il DC United. Dovrebbe, nell'MLS ne ho presi veramente pochi, ne ho presi 1-2 per provare a vedere se sarebbero aumentati. Però mi sembrano sia. Allora, andiamo un attimo a vedere le squadre dell'MLS che non me ne. Ah, Columbus Crew. Dovrebbero essere la Columbus Crew, l'altra semifinalista. Anche questa, Houston Dynamo. Columbus Crew e Toronto e un'altra, però non mi ricordo quale. Ah, questa, Seattle Sounders. Raga, io spero che questi investimenti porteranno sia crediti a me sia crediti a voi. E nulla, ci vediamo poi domani se arriviamo ai crediti che vi ho chiesto. E vediamo se riusciremo a fare qualcosina. Ah, di Borussia Dortmund ho preso anche questi. Hishak, che ho pagato tipo 150, quindi si spera di riuscire a prendere. E nulla, raga, ci vediamo al prossimo video.